Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Euro 2024 è terminato. Complimenti alla Spagna, campione d'Europa. Complimenti alla Spagna, Beh, però abbiamo avuto la risposta alla domanda: English or Spanish? Dai, basta. Oggi facciamo la top 10 dei giocatori migliori del torneo. Ieri abbiamo fatto la flop che trovate qui in alto. E nonostante adesso so chi ha vinto, voi penserete: vabbè, Mike, allora ti sei modificato la classifica? No, però avete visto come ci ho azzeccato? Perché per la flop non sapevo chi avrebbe vinto, adesso sì, quindi magari qualche ragionamento potrebbe cambiare, però la classifica no, era quella e quella è. Perché qui non parliamo dei giocatori più forti in assoluto, ma quelli che secondo me si sono contraddistinti, si sono messi in mostra, hanno fatto valere le loro doti. Voi sotto nei commenti ditemi chi è il giocatore del torneo e se lasci mi piace a questo video la tua squadra vincerà in campionato. Iniziamo col 10° posto, che è un po' strano perché non ho voluto premiare un solo giocatore, perché ho messo gli autogol e non i miei amici, ma tutti gli autogol che sono stati segnati durante questo torneo. Se da una parte possiamo dire che non è stato proprio un bellissimo torneo, anzi partite orribili, io mi ricordo un torneo così noioso anche nelle partite di cartello, mamma mia. Meno male che ogni tanto ci sono stati gli autogol che danno quell'imprevedibilità, è tipo la corsa delle moto, ogni tanto uno casca e dici, ah, te lo guardi per aspettare che quello scivola, fa cose strane. Ecco, anche in questo torneo voglio premiare la casualità. Alla fine noi abbiamo perso contro la Spagna campione solo per un autogol. Direi una win. Spalletti che se lo scrive: non ho avuto tempo, però. Nono posto per il georgiano pazzo, l'attaccante della Georgia, capocannoniere del torneo, piazzamento condiviso con altri, che però ha dimostrato di essere un gran bel attaccante in una squadra che oggettivamente non partiva con i favori del pronostico, anzi forse era quella più scarsa. Ha messo in vetrina diversi talenti e lui, nonostante ha avuto una stagione non particolarmente brillante, perché dal Mens era andato all'Ajax, fallito all'Ajax è tornato al Mens, poi l'Ajax ha fatto ride, l'Ajax quest'anno ha fatto schifo, quindi si è trovato un po' in una situazione forse scottante, non una grande scelta, però vediamo, perché le doti ci sono, è interessante. Nella Georgia avrei potuto prendere anche Mamada Svili, il portiere, che si è messo in mostra anche lui, considerando che è il capocannoniere dell'evento. Ci sta a dare un premio a questo giocatore, di cui non so la pronuncia e non mandava neanche di cercarla su Google. Non lo fanno i commentatori Rai, perché dovrei farlo io? Vi ricordo che questa non è una classifica, posizione messa qua e là, solamente le prime due posizioni. Vi posso dire che sì, quelli per me sono i due migliori giocatori del torneo. Quindi all'8° posto ho scelto un giocatore rappresentante di una squadra che secondo me ha fatto molto bene in questo europeo, e parliamo della Turchia. Tu dirai Arda Güler? Sì, potevo, ma ho scelto Ferdi Kadıoğlu, perché il mondo si è accorto di Kadıoğlu, e se non te ne sei accorto è perché non ti sei visto le partite. Allora, Güler ha fatto un gol clamoroso, è stato sicuramente un giocatore al centro della Turchia, considerando la giovane età è tanta roba, però questo gioca nel Real Madrid, questo è uno che vale tanto, cioè. Però secondo me Kadıoğlu si è messo in mostra ancora di più. È ovvio che l'attaccante ti ruba la scena, fa gol, fa assist, però se parliamo di consistenza, di partite, di come l'ha giocata, di quello che ti ha dato, e considerando pure il ruolo, perché raga, gli esterni che fanno la doppia fase, che attaccano e tornano indietro, in grado di entrare verso il campo e quindi giocare pure al centro, ruolo moderno di quel livello lì, secondo me ce ne stanno pochi. Io lo vedo già proiettato in Premier o comunque nel calcio che conta, e mi ha impressionato. Devo dire, ragazzi, che se ci avessi dei soldi e quel ruolo scoperto, all in proprio. Stesso discorso vale per un nostro giocatore, perché al 7° posto, nonostante l'Italia abbia fatto schifo, cioè è stata una delle Italie più brutte che io abbia mai visto in un torneo, e ne ho viste, forse quello che ne esce meglio di tutti è sicuramente Calafiori, che si è messo in mostra. Il mondo si è accorto di Calafiori non solo perché è bello, perché c'ha i capelli e la fascetta, ma pure perché è stato uno dei giocatori più positivi della nazionale, sia in difesa che in attacco, perché il gol che facciamo all'ultimo secondo con Zaccagni e che ci qualifica, poi Zaccagni lo deve fare, non è ha fatto tutto Calafiori,
quella è una boiata che vanno messo in testa, perché Del Piero nel 2000 per due volte non lo segna quel gol. Vi ricordate il meme di Pempe? È la stessa azione, solo Pempe la spara in Culopoli, Zaccagni della segna. Quindi che bisogna dare credito a quello che fa Calafiori al 95esimo, un difensore centrale. Non te lo fa Giorginho, non te lo fa Fagioli, non te lo fanno tutti i centrocampisti dell'Italia. Ma il problema dell'Italia è il centrocampo, perché tu ci puoi avere pure Cristiano Ronaldo e Messi Prime che fanno un figlio là davanti, ma se c'è uno che gliela passa, Calafiori te la passa. E questo ti rende il livello del giocatore. Io ho un anno che lo dico, questo è fortissimo. Ovvio che non te lo aspetti, perché alla Roma aveva dimostrato qualcosa, si è sfondato, l'avevano sparato lontano, perché noi in Italia facciamo così. Yamal italiano non esiste, perché quanto c'hai? 17 anni? No, sì, 17 anni, ti devi fare ancora 7 anni prima di poter esordire in nazionale. Forse Calafiori è stato anche fortunato a incontrare Thiago Motta, che lo ha plasmato e lo ha reso il giocatore che è, però poi dopo ci devono stare le doti tecniche, le doti fisiche, le decisioni che uno prende, e questo è generazionale, cioè questo è un fenomeno. Giocatore che se andrà via, come sembra, a 50 milioni, so pure pochi. Anche qua è difficile andare a trovare un difensore che difende veloce, fisico, e che c'ha i piedi. Per me generazionale fortissimo, e vi ripeto, si è messo in mostra, perché cioè ne parlavano tutti, se ne prima dell'europeo pensavamo tutti vabbè questo se lo prende la Juve, ciao. Si sono attivate le sirene anche dalla Premier, anche da altri campionati, il Real Madrid, L'Italia sarà andata un po' così, ma Calafiori tanta tanta roba. Infatti quando siamo usciti, quando non giocava Calafiori, la prossima posizione è un po' controversa. Ho messo un giocatore che secondo me per molti di voi non merita la top, e farà strano che è solo al sesto posto, perché ho messo Jude Bellingham. Togli un attimo dalla testa il fatto che hanno perso la finale. Rimango dell'idea che l'Inghilterra, nonostante sia arrivata in finale, non abbia fatto un europeo così brillante considerando la squadra, e forse neanche lo stesso Bellingham è stato così sfavillante in questo torneo. Però a differenza di Harry Kane e o Foden o altri giocatori che meritavano la flop, poi ho scelto solo loro perché non è che li posso mettere tutti, se no metto tutta l'Italia, Bellingham comunque c'è stato. Primo gol lo segna Bellingham, o con la Slovacchia si è uscito Bellingham, 95esimo, rovesciata, chi c'è? Il predestinato. E raga, e queste cose le devi buttare dentro il calderone. Poi è un gioco di squadra, non gioca uno solo, e la finale la perdi. Tra l'altro la finale la perdi perché fai degli errori individuali in difesa da pollastro, ma questo è un altro discorso. Bellingham non l'ho visto particolarmente brillante, non stai nel Real Madrid, però stai in una squadra dove c'è tanto talento, forse troppo. È stato forse il collo di bottiglia dell'Inghilterra. In panchina non ti aiutano perché c'è uno scandalo proprio. Fate un paragone a quello che tu ti aspettavi da Mbappé e non hai ricevuto, o da altri giocatori e non l'hai ricevuto. Cioè comunque Bellingham c'era, ha fatto i suoi gol, ha fatto le sue prestazioni. Secondo me ci può stare, considerando pure tutta la pressione che aveva, e che comunque deve smussare alcuni comportamenti, alcune cose, però c'ha 20 anni. Al quinto posto voglio premiare Gakpo dell'Olanda, perché anche lui è uno dei capocannonieri del torneo. Sono stato un po' indeciso se votare lui o Xavi Simons per quanto riguarda l'Olanda, che si è fermata a un passo dalla finale, ha fatto il suo percorso nonostante sia stata ripescata, mi pare, ai gironi. Però l'Olanda è stata una delle squadre che ha prodotto più a livello offensivo, e secondo me Xavi Simon ti ruba un po' di più l'occhio come giocatore, come sta in campo, no? A livello pure estetico. Però Gakpo con l'Olanda ti dimostra sempre di essere un giocatore pericolosissimo, soprattutto in attacco. Dico una cosa un po' strana perché gioca nel Liverpool, è stato pagato tantissimo, però è uno di quelli un po' sottovalutati, no? Chiudi gli occhi e pensi, vabbè, l'Olanda chi c'ha? Van Dijk, Xavi Simons, quello, quell'altro. Gakpo non lo nomini mai, però è quello che poi ti fa gol, è quello che ti trascina, è quello che è più pericoloso, anche se nella partita quella più importante forse è un po' mancato nel primo tempo. Mi sento di dargli questa palma, e è uno di quelli che si è messo più in mostra e è stato tra i migliori. Come Xavi Simons, ragazzi, l'Olanda è un'altra di quelle belle che non balla, e che le varie nazionali, e noi in questo siamo pure fortunati, pensa che ve dico, infatti sta diventando un po' una tradizione brutta non andare ai mondiali, però in generale l'Italia è sempre stata una di quelle che quando arrivava in fondo andava fino in fondo, o non ce va e quindi fa schifo subito, o se va in fondo va fino in fondo. L'Olanda dai tempi di Cruyff è sempre stata quella palleggio, palleggino, siamo belli, siamo bellissimi, ma però succede sempre qualcosa, no? Forse è andata così pure in questo europeo, non te lo so dire, perché secondo me gliel'hanno mezza rubata
con l'Inghilterra. Allora, forse qua è il cuore che parla, forse non se lo meriterebbe un posto così alto in questa classifica. Devo chiedere scusa a mio fratello e ci metto Gigio Donnarumma. Scusa Gigio, scusa veramente, non lo faccio più. Però se l'Italia ha fatto quello che ha fatto, lo deve a Donnarumma. Ora non so se voi volete votare il portiere della Georgia come miglior portiere del torneo, piuttosto che altri, tipo Unai Simón della Spagna non ha fatto niente. Però uno che invece ha fatto, ecco, se vai a vedere le grandi, quello che ha parato di più, secondo me è Donnarumma. Donnarumma ha proprio tenuto a galla una nazione intera. Ragazzi, con la Spagna per esempio, cioè alla fine tu hai perso 1-0 solamente, che sparide. Ma senza Donnarumma quella partita quanto finiva? 3-4-0? I primi minuti ce ne potevano fare 5. È stato un giocatore che ha dimostrato di essere forse l'unico vero campione fuori classe, come mi pare, di una nazionale che in questo momento pecca un po', dobbiamo dirlo. E in generale uno dei migliori portieri al mondo. Se dopo l'europeo vinto eravamo tutti d'accordo e Donnarumma era in quel momento il portiere più forte al mondo, qua te lo mette dai primi. Ora, in percentuale di parate tiri è stato davvero decisivo, ripeto. Non so che ne pensate, io sento di volerlo premiare, però fatemelo sapere sotto nei commenti. Ma come? L'Italia ha fatto ride e tu ne hai messi due nella classifica dei migliori? Perché non è i più forti, ma quelli che si sono contraddistinti. E tu mi vuoi dire Calafiori non si è messo in mostra? Porca miseria. Donnarumma non ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri di tutto il torneo e al mondo in generale? Secondo me sì. Poi non è una classifica, mettilo un dote pare, però ci deve stare, secondo me. Quindi siamo arrivati al podio e non posso non premiare Musiala della Germania, capocannoniere anche lui con 3 gol del torneo. Anche questo giovanissimo, che però giocatore generazionale, questo è un fenomeno ragazzi. E forse gliel'hanno rubata. E se Taylor avesse dato quel rigore, chissà che partita avremmo visto, chissà che cosa avremmo detto. Però Musiala ha fatto la differenza in quella Germania. E io l'ho visto giocare dal vivo, te devo dire ragazzi che fa paura, perché è veloce, dribbla sempre, sempre, il primo uomo lo salta sempre, controllo di palla che fa paura. Cioè ragazzi, certi giocatori secondo me li devi andare a vedere, perché dalla televisione non rendono. Poi veramente pazzesco, ha fatto 5 partite, 3 gol. Scusate, c'è un'intrusa. Però ragazzi, è vero che poi vi dici però giocavano in casa, si poteva fare di più. Hanno comunque perso contro la Spagna, che poi ha vinto il torneo. Poi se ci pensate, la Spagna nelle partite quelle più importanti ha sempre segnato all'ultimo. Cioè come un gioco del destino, no? Te segna all'ultimo secondo e te non puoi fare niente. Anzi, loro sono un po' rientrati. Ripeto, lui è stato anche protagonista dell'episodio quello più importante di tutto il torneo, con la mano di Cucurella. Il tiro era il suo. Il futuro è nelle sue mani. Pensate, questo in realtà giocava con Bellingham in nazionale. Pensa se l'Inghilterra ci avesse avuto pure Musiala, non avrebbe vinto lo stesso. I prossimi due giocatori sono sicuramente i giocatori migliori di tutto il torneo. Ho dovuto lasciare qualcuno indietro, perché avrete notato che non ho nominato fino adesso nessuno della Spagna. Ne avrei dovuti mettere tantissimi, ne ho scelti due, quindi vi spoilero che sono due della Spagna, ma è per forza così se avete seguito il torneo. Ma Spagna è stata la squadra migliore, ha proposto il calcio migliore, che ha fatto più gol in assoluto e soprattutto le ha vinte tutte. Quindi cioè, non c'è niente da dire purtroppo ragazzi, e voi sapete quanto mi pesa. Ma alla seconda posizione metto il giovanissimo Yamal. Assurdo, chi non ha mai visto una partita di questo qui dice ma com'è possibile? Questo c'ha 17 anni, fatti durante il torneo, quindi pensa un po'. Ma chi è? Cioè, da quando è uscito? Ma com'è possibile? Cioè, questo c'ha il futuro in mano. Cioè, la cosa incredibile è che le ultime due partite le ha decise lui. Perché con la Francia ti fa quel gol clamoroso, e però la Francia è stata la Francia. Però lì è il guizzo del campione. Lì la partita te la ribaltano loro. In finale ti fa quell'assist che poi permette a Nico Williams, un altro fenomeno che pensate, ve lo dico subito, non troverà spazio in questa classifica, ma se lo meriterebbe, perché giocatore che se tu non l'hai mai visto, non segui la Liga Spagnola, dici ma questo è un alieno. Ma dove sta? Dove l'hanno preso? E questo si è messo in mostra. Ma Yamal si prende la palma, perché ha 17 anni.
tu giochi senza paura, giochi con quella tranquillità. È vero che poi stai in un contesto in generale Spagna, spagnolo, che te lo permette. Cioè, questo comunque gioca nel Barcellona, non è che gioca a, con la pizza e fighi Airways, no? Gioca al Camp Nou, 80.000 persone, è abituato a un certo tipo di pressione, è abituato a fare un certo tipo di calcio. Però poi dopo ci devi stare con la testa, ci devi stare con le doti. Come ho sempre detto io, cioè tu ti puoi inventare tutte le tattiche, le cose, le strategie, ma c'è una sola cosa che non perderà mai e ci avrà sempre un vantaggio nel calcio, che è il dribbling nell'uno contro uno. Se tu hai un uomo che ti dribbla, che ti salta sempre l'uomo, che va e crea superiorità numerica, tu vinci, o comunque sei il più pericoloso. E questi ce ne avevano due, uno a destra e uno a sinistra, chi faceva quel tipo di calcio. Non speculare, no ste cose, no rientrare 200.000 volte. O chi ce l'aveva e non lo faceva, tipo l'Inghilterra. Però in un torneo così breve la forma conta tanto, e se stai in stato come stava lui, come stava Nico, come stava la Spagna in generale, lo devi sfruttare, e la Spagna è stata brava a sfruttarlo. Poi raga, poi in Italia c'è sempre la solita tematica, ma c'ha 17 anni, in Italia non avevi mai giocato. Però va pure detto che in Italia non c'è, cioè giocatori così non è che escono, non escono. Però al primo posto troviamo un altro spagnolo che probabilmente è stato il motore, la mente e il genio dietro questa Spagna. Non ha rubato l'occhio, se lo guardi dici ma chi è questo? Non è sicuramente un giocatore da copertina, però è il giocatore migliore di Euro 2024. Parliamo di Rodri del Manchester City, giocatore senza senso in tutto il torneo, di altre squadre che magari ti rimangono più in mente, che hanno la giocata da highlight, no? Bellingham fa la rovesciata, Yamal fa il tiragiro, Nico con le treccine corre, dribbling, lui sta là, equilibrio, difesa, attacco, detta i tempi, rompe il gioco, quasi invisibile tra virgolette, no? Il Busquets da altri tempi. Però sono quei giocatori che se ce l'hai vinci, perché il City con lui le vince tutte. Questi qua ti fanno vincere le partite nel calcio, ragazzi. Ha voglia averci il fenomeno con le treccine, con i capelli, con i tatuaggi. È questo? Plain. Se lava la maglietta è Peppa Pig, è tutto rosa. Porca miseria, c'ha lo stesso taglio dei capelli. Pare il personaggio di default, capito? Creato in 3 minuti. È il più forte di tutti. Non c'è niente da dire. Giocatore clamoroso, ragazzi. È inutile sta qua ad elencarlo, perché poi dopo che dici? Dici è fortissimo. È nel suo ruolo il migliore al mondo, ma non da oggi, non da ieri. Ha vinto il torneo, ha vinto il triplete l'anno scorso, l'ha vinto. Quindi che vuoi dire, ragazzi? Purtroppo è un ruolo che non ti va a rubare l'occhio. Fai i capelli biondi, fai che se segna fa così. Allora è un altro coso. Ecco, questo purtroppo si chiama PR e c'ha un peso. E Bellingham ce l'ha fortissimo, per esempio. Sono sicuro che se questa sera, cioè se tu oggi devi dare il pallone d'oro lo vince Rodri. Prima della finale davi il pallone d'oro, lo davi a Bellingham. Dopo la finale della Champions League il pallone d'oro lo davi a Vinicius. Perché quest'anno, magari fosse successa questa cosa nello specifico l'anno scorso, col triplete del City glielo dovevi dare d'ufficio a Rodri. Glielo dovevi dare d'ufficio pure a Haaland, però non gliel'hai dato. E comunque Messi ha vinto la Coppa America, attenzione, attenzione. Però Rodri secondo me è il giocatore del torneo. Voi fatemi sapere che ne pensate. Questa Spagna potrebbe essere una grande minaccia al mondiale, qualifichiamoci al mondiale, ok? Appuntamento per questi video, un saluto a tutti, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!